tempo del conflitto di classe riposizionatosi come massacro di classe gestito univocamente dall'elite dominante post-borghese e post-proletaria, quella che Marx chiamava l'aristocrazia finanziaria, cambiano anche le mappe del territorio. La realtà subisce una riconfigurazione categoriale in forza della quale il dominio dei dominanti si esplica anche come violenza simbolica ai danni dei dominati, i quali dominati oggi sono letteralmente incapaci di orientarsi con grammatiche proprie in grado di mettere in luce il dominio che essi stanno subendo. Da questo punto di vista, non è esagerato sostenere che le grandi categorie dominanti oggi sono le categorie con le quali l'elite dominante impone il proprio dominio, facendolo accettare passivamente anche alle masse precarizzate, le quali vivono quel dominio subito come se fosse naturale e giusto. Tra queste categorie oggi in voga, tipiche della neolingua neoliberista, mediante la quale l'elite riesce a mostrare falsamente come universale il proprio interesse particolare e a mostrare come eterno e naturale un ordine che è invece storico, socialmente determinato, scaturente dal conflitto classista. Ebbene, tra queste categorie oggi largamente dominanti vi è quella di competitività. La competitività, parola magica della neolingua neoliberista, viene vissuta a ogni latitudine sociale, anche da parte di coloro che tutto l'interesse avrebbero a rigettarla e a combatterla, come se invece fosse una categoria naturale, in sé buona e giusta. La categoria di competitività, cioè, si impone come categoria indiscutibile, valida sempre e ovunque, da accettarsi, intrinsecamente buona. La categoria di competitività, invece, ha un'analisi attenta del diagramma dei rapporti di forze. È una categoria che giova unicamente alla parte dominante e va completamente a nocumento dei dominati. Competitività, ritraducendo dal punto di vista dei dominati la grammatica fintamente universalistica dell'elite dominante, competitività significa facoltà per il forte di massacrare il debole, licenza per l'elite dominante di azzerare i diritti in nome della competitività ai danni dei dominati. La competitività, ovvero il mito competitivista in nome del quale occorre competere sempre e comunque, pone in essere quella che già il filosofo Fichte connotava come la cifra della libertà dei liberali, ossia la libertà per gli individui di mandarsi in rovina a vicenda secondo le logiche del competitivismo. Se prevale la categoria della competitività, ecco che allora occorrerà liberarsi, sgravarsi dei diritti sociali che ci rendono meno competitivi. Se prevale la categoria di competitività, allora occorre competere e quindi abbassare i costi della produzione, cioè tagliare i salari, innalzare l'età pensionabile, porre in essere condizioni lavorative per i dominati meno tutelate, meno protette, introducendo, come sta sempre più spesso accadendo, forme di lavoro neoservile, forme di corvée postmoderna come lo stage, il lavoro detto impropriamente volontario e così via. Per tutte queste ragioni occorre ben aver chiaro che cosa sia realmente la categoria di competitività, quale rapporto di forze asimmetrico essa occulti e insieme santifichi. La competitività, con annessa distruzione dello Stato come ente etico in grado di limitare la competitività, di porre limiti politici ad essa, ebbene la competitività significa, traduciamo le cose col loro nome, la possibilità del forte di dominare sul debole senza limitazioni, senza lacci e lacciuoli dello Stato. Significa produrre il medesimo a un prezzo sempre più basso. Sì, perché questa poi è la legge del capitale, trovare sempre qualcuno disposto in nome della competitività a produrre il medesimo a un costo più basso e quindi a rinunciare ai diritti sociali, alla limitazione dell'orario, alle condizioni sindacalmente tutelate. Ecco che cos'è veramente la competitività ed ecco perché nella ricategorizzazione del reale dobbiamo comprenderne l'essenza e rigettarla, combatterla in nome dei diritti sociali, in nome dello Stato come forza limitante l'aggressività del capitale.